Salve a tutti ragazzi, benvenuti al quarto episodio della carriera allenatore con il Leicester su FC24. Quest'oggi ragazzi giocheremo tantissime partite e arriveremo alla fine del calciomercato. Perlomeno l'intento è quello di giocare la partita con l'Hull City, la partita con il Cardiff, la partita con il West Bromwich e la partita con lo Stoke City. E poi come vedete qua c'è il timer che concluderà il calciomercato. Ma prima di andare ragazzi, come al solito vi chiedo di lasciare un like per supportare la serie, se non siete iscritti di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi episodi. Prima di questo episodio ragazzi ho fatto alcune cose in autonomia per andare più veloci, però adesso ve ne parlo. Per prima cosa ragazzi ho creato la squadra delle riserve, ovvero la seconda squadra. Come vedrete abbiamo un problema su una posizione a centrocampo perché Winks compare in tutte e due le formazioni, quindi ragazzi dovremmo andarci a prendere un centrocampista prima della chiusura del calciomercato. A tal proposito ragazzi ho selezionato alcuni giocatori per ricoprire il ruolo di centrocampista centrale. Tommaso Povega già era nella lista, ho aggiunto Quintin Timber che gioca con il Feyenoord e lo sto già seguendo, ho messo Stefano Sensi, tutti quanti in realtà li sto già seguendo perché non abbiamo informazioni al momento, Nicolò Rovella che però è in prestito alla Lazio quindi penso che non potremmo prenderlo, Edoardo Bove che gioca con la Roma e Samardic dell'Udinese. Come dicevo questi sono tutti in osservazione, quindi andando avanti con le partite riceveremo i classici rapporti degli osservatori. Altra cosa importantissima ragazzi, ho aggiunto dei preparatori, siamo a 3 per ogni ruolo tranne per il portiere, al momento siamo pieni, possiamo infatti firmare solo per 12 preparatori. Altra cosa importantissima ragazzi, ho assunto un nuovo osservatore per il vivaio, Luca Peters, e l'ho mandato 3 mesi in Olanda, non mi ricordo a ricercare che, mi sembra un difensore centrale, adesso non posso richiamarlo, fidatevi, dovrebbe essere un difensore centrale, perché attualmente per quanto riguarda il vivaio, come vedete, abbiamo 5 attaccanti, un centrocampista, 0 difensori e un portiere. Quindi io direi di avanzare e di andarci a giocare la prima partita dell'episodio contro l'Hull City. Mentre qua arrivano i primi resoconti. Ci abbiamo Kaminski, che l'avevamo messo ad osservare parecchio tempo fa, è un 75 di overall, 12 milioni e mezzo di valore, 31.500 di stipendio, è un attaccante sinistro, al momento in realtà non ci serve un attaccante sinistro, è arrivato pure il rapporto per Ivan Fresneda, terzino destro, che però abbiamo già coperto andando a prendere Alvarez a parametro 0. Max Johnston è un 66 di overall, quindi sono arrivati tutti i resoconti per i terzini. Mentre per i centrocampisti centrali, che è il ruolo che in realtà dobbiamo andare a coprire, abbiamo ancora 10 giorni di osservazione. Ah, quasi mi dimenticavo ragazzi, fortuna che ha aperto una conversazione il buon Danny Ward, l'ho messo sul mercato e lui è alquanto felice di questa scelta. Quindi siamo d'accordo e buonanotte. Partita con l'Hull City ragazzi, vengono da una sconfitta, un pareggio e un'altra sconfitta. Vediamo se hanno qualche giocatore chiave, no. Quindi è una squadra che non possiamo temere assolutamente. Attualmente occupa il 15° posto del campionato. Ho fatto un leggero turnover ragazzi mettendo in campo Doyle e Vestergaard e lasciando i titolari, e ho aggiunto anche Vardy che in realtà ancora non so se lasciarlo nella squadra riserve o meno. Comunque sia, questa è la squadra ragazzi, forza Leicester City, andiamo a vincere la prima partita di questo episodio. Eccoci qua ragazzi, batte Jimmy Vardy, inizia ufficialmente la prima partita di questo episodio. Ozan Tufan, la palla verso subito Alair, dentro per Delap, prima incursione dell'Hull City, Ozan Tufan, colpo di tacco, ancora Alair, chiude Alvarez. Si può ripartire in contropiede, Winks, la palla è per Mavididi, poi va da Vardy, ancora Mavididi, ancora Vardy, lo scambio 3-2, il fallo, bruttissimo, e arriva il cartellino giallo per Andy Smith, Winks, porta pan di palla Winks, può andare sulla fascia dove c'è Mavididi, Mavididi si allunga un po' il pallone, si ferma, torna da Vardy, che la piazza, Jimmy Vardy, sempre lui, 1-0 Leicester City. Attenzione Slater, si addormenta, arriva Yunus, dentro ancora per Jimmy Vardy, dormita assoluta dell'Hull City ed è subito 2-0. Prova a chiudere Vestergaard, arriva Ndidi su Delap, siamo veramente tanto aggressivi, dentro per Mavididi c'è il fallo, ancora un altro cartellino giallo ed è doppio? Rosso per Smith, per doppia ammunizione.
poi va da Vardy, c'è l'inserimento di Winks, attenzione, sopra per Yunus, 3-0 Leicester City, penso che possiamo andare al risultato. Allora, facciamo un attimo i cambi, ci abbiamo proprio persone distrutte, in realtà ci abbiamo distruzione pure in panchina. Mettiamo dentro Thomas, mettiamo dentro Ilin Junior, mettiamo dentro lui e ci siamo ragazzi. Prendiamo la partita dopo che ha fatto i cambi e andiamo al risultato. E finisce 3-1, gol di Jones al 71esimo, 15 tiri ragazzi contro 7, 8 occasioni contro 2. Super partita contro l'Hull City. Avanziamo verso la partita con il Cardiff, non ci arriva nessun resoconto. Il Cardiff ha 9 punti come noi, quindi partita di alta classifica che vede il Leeds primo, ma siamo tutti lì ragazzi, Leeds, Watford, Leicester City e Cardiff City, tutti a 9 punti. Giochiamo fuori casa a Cardiff, vediamo un attimo la loro formazione, anche loro non hanno giocatori chiave in nessun ruolo. Andiamo sul calcio d'inizio, ci abbiamo un po' di giocatori stanchi, dovremmo giocare quasi con le riserve, vedo un attimo di sistemare la formazione al volo. Eccola qua ragazzi, giocheremo con un mini turnover, come vedete purtroppo a centrocampo deve giocare ancora Danesbury Hall perché non ho un centrocampista in più fresco. Partita abbastanza complessa, forse dovevo far giocare questi giocatori nella partita scorsa con l'Hull City. Vediamo come andrà a Cardiff. Tutto pronto ragazzi, batte il Cardiff, inizia la seconda partita di questo episodio. L'apertura verso Bowler che si accentra, Bowler la mette dentro, primo tiro Hermansen, ma non è finita perché c'è Ilin Junior che viene subito pescato. Torna indietro, perlomeno ci prova, ma recupera il Cardiff, ma Casadei super aggressivo, si va a riprendere il pallone. Allora può andare al cross sul secondo palo, Yunus, di testa, 1-0 Leicester City. Stiamo giocando da Dio, ragazzi. A few moments later. Occhio al Cardiff che sicuramente non ci sta, Meite si allarga, c'è Chuduri su di lui, potrebbe andare al cross, invece torna indietro da Bowler che la mette dentro per Adams. Scambio veloce tra i giocatori del Cardiff, c'è subito il pari, c'è subito il pari di Colwill. Sbaglia però l'appoggio, recupera palla di nuovo il Cardiff, occhio perché non stiamo messi bene in difesa, parte il tiro, infatti si allunga Hermansen. Occhio a Colwill, Doyle respinge, ancora pericoloso il Cardiff. Brawler dentro per Meite, grandissima parata di Hermansen. Duada apre sulla fascia, ancora possesso palla del Cardiff, parte il tiro, respingiamo, calcio d'angolo. È dura boys, è durissima, vediamo se possiamo fare qualche cambio, potrei provare ragazzi Mavidi di punta e poi in caso lo spostiamo sulla fascia e facciamo entrare Ignacio a posto di Ilin Junior e spostiamo Mavididi. Per il momento possiamo fare solo questo, al limite posso mettere Wings per Danesbury Hall, ma recuperiamo pochissima stamina in realtà. Ancora Kouadi che va a riprendersi il pallone sulla fascia per servire Yunus che riesce a tenerla in campo non so come. Riccardo Pereira litiga un attimo con il pallone, poi dà la palla a Kouadi. Calma ragazzi, calma, finisce qui. Finisce qui boys, ma veramente ce l'abbiamo vista brutta. Dopo il primo gol ha pareggiato subito il Cardiff e da lì in poi è stato un assedio assoluto. Infatti ragazzi abbiamo fatto solo 4 tiri e il Cardiff ne ha fatti 15, quindi questo pareggio ragazzi è come una vittoria. Ci avviciniamo alla partita con il West Bromwich e ci arrivano delle offerte. Il Fenerbahce si è detta interessata a James Justin e ci offrono 10 milioni e 7. Naturalmente rifiuteremo. Ci abbiamo un'offerta anche della Cremonese per Danny Ward che ci danno 170.000 euro e in cambio Giacomo Quagliata. Io direi di andare a trattare ragazzi togliendo lo scambio e potremmo chiedere fino a 2.250.000, quindi rifiutiamo l'offerta, no, andiamo a trattare. Allora rimuoviamo, scambio giocatori, cambiamo l'offerta del cartellino, mettiamo 2.150.000, dai, vediamo cosa dice la Cremonese. Non vogliono che la trattativa salti, quindi accettano ragazzi, 2.150.000, forse potevamo anche alzare un po' di più. Allora partita con il West Bromwich ragazzi, ci abbiamo solo un giocatore chiave difensivo che è Ayai.
di West Bromwich gioca con palla lunga, vengono da una sconfitta, un pareggio, una vittoria e due pareggi. Dovrebbe essere ordinaria amministrazione questa partita. Andiamo sul calcio d'inizio. Ci abbiamo ancora dei problemi con qualche giocatore che non è in formissima, come Mavididi, che lo sostituiamo subito con Ilin Junior, e Winks, che lo sostituiamo con Casadei. Per il resto, ragazzi, lasciamo tutti come sono. Andiamo, giochiamo in casa. Forza Leicester City. È tutto pronto, ragazzi. Batte il West Bromwich. Si va, signori. Terza partita. Justin, vada Ndidi. Mamma mia, la pressione del West Bromwich. Ndidi riesce a girarsi, a servire Desbury Hall. Desbury Hall. Può servire Ineacio, che si è inserito! Ineacio! 1-0 Leicester. Ragiona sempre il West Bromwich quando sviluppa l'attacco. L'apertura verso Dike. Occhio a Dike, che protegge palla, torna indietro. Ancora Dike. In area di rigore per Swift, parte il tiro e c'è il pareggio. C'è il pareggio del West Bromwich. Se ne va Yunus. Può entrare in area. Yunus ancora, le finte. Entra in area, la mette dentro. No, chiude la difesa del West Bromwich. Yokuslu. Si gira per Wallace, ancora Yokuslu, attenzione perché si accentra, protegge la palla, è dentro per Swift, c'è il 2-1 incredibile del West Bromwich allo scadere del primo tempo. Guardate i minuti, ragazzi, un minuto di recupero, stiamo al 50esimo. Attenzione all'apertura verso Wallace, la palla dentro per Dike che la difende, no, non ci credo, un altro gol. 3-1 subito in apertura del secondo tempo. Mi sembrava che era uscita, ragazzi. No, ma che gol ha fatto Dike. Che gol ha fatto. Fatemi rivedere. No, vabbè. Vabbè, ma che gol ha fatto, raga. Incredibile. Incredibile. Super West Bromwich. Swift dentro dopo il calcio d'angolo. Respinge Cody. Ancora palla per loro. Swift dietro per lo scarico di Dyang. Colpo di tacco. No, vabbè, raga, ma che cosa ho visto? Ma chi è il Barcellona, il West Bromwich, raga? Ma non è possibile. 4-1 in casa col West Bromwich. Non ci posso credere. Cioè, non riesco a difendere, raga. Non riesco a difendere su sta partita. Facciamo qualche cambio. Vediamo se riusciamo a rimettere in piedi la partita. Dentro Mavididi a posto di Ilin Junior. Dentro Shuturi a posto di Casadei, volendo Vardy. Facciamo subito questi tre cambi, vediamo se riusciamo almeno a fare un gol. Swift ancora in area di rigore, Swift, arriva Justin. Mamma mia, ragazzi, come pressa il West Bromwich, mamma mia, incredibile. Non si riesce a fare niente, altro tiro, altro gol. 5-1, ragazzi, finita. 5 pappine dal West Bromwich, incredibile. Che disfatta, ragazzi, che disfatta, ma... Ogni tiro che fanno, ragazzi, so Eurogol praticamente. Cioè, anche qua l'ha messa sotto il set. Via, andiamo al risultato, boys. Prima sconfitta di questa stagione, finisce 5-1. Allora, ci arriva subito un messaggio da parte dell'assistente dove ci dicono che Harry Winks ha raggiunto i livelli fisici e tecnici che ci aspettavamo. Come dicevo, ho messo i piani di crescita, quindi... Cos'è che ha fatto? È diventato un centrocampista, recupera palloni. Mamma mia, non possiamo fargli più niente. Vabbè, ci sta, ragazzi, perché comunque... È un 27enne e niente, lo lasciamo lì, boys, lo lasciamo così. Poi abbiamo chat con Pereira, no, non ti preoccupare Pereira, non sei in pericolo. Ok, arrivano pure i resoconti sui centrocampisti, finalmente, vediamo un attimo, li vediamo tutti. Samaric un 73, lui in realtà non vorrei prenderlo perché è più un centrocampista offensivo, a me mi servirebbe più un centrocampista... Diciamo recupera palloni, e secondo me Bove potrebbe essere il giocatore più giusto. Anche se Stefano Sensi, un 78 di overall, magari se riusciamo a prenderlo in prestito non sarebbe male. E oppure Bove, ragazzi, per puntarci proprio effettivamente. Allora andiamo direttamente al lab. Ah, abbiamo pure il resoconto di Timber, che è un 74. Cioè lui addirittura può fare il CC, COC e CDC. Sensi pure è un giocatore un po' più d'attacco. Allora, boys, io sarei andato su Bove, sinceramente. Però se Rovella è acquistabile... Ah no, ecco, attualmente è in prestito. Attualmente è in prestito, quindi non è possibile intavolare la trattativa. E io andrei su Bove, ragazzi. Oppure lui, vediamo un attimo a livello difensivo com'è. No, è più forte Bove, credo. Sì, è il tipo di giocatore che voglio andare a prendere, ragazzi.
Quindi la loro richiesta è di 11 milioni e 100, ma potresti chiudere offrendo sui 8 milioni e 9, però in realtà il valore è di 9,5, quindi contattiamo per acquistare, ragazzi, a titolo definitivo dalla Roma. Allora, 9 milioni e 5, io ne offro un po' di meno, vediamo se appunto gli offriamo 8 milioni e 7, vediamo cosa dicono. Oh, vogliono 8 milioni e 7 più il 2% della clausola. Accettiamo, ragazzi, accettiamo. Allora, andiamo a trattare subito con Bove. Prende 33.500, che non è pochissimo. Io vorrei fare promessa. Vediamo che dice. Importante, oh mio Dio, vale giocare a titolare. Allora, aspetta un attimo. Controfferta, se gli facciamo un turnover. No, vuole essere forse importante. Vabbè, accettiamo, non fa niente. 4 anni, accettiamo pure i 4 anni. Vuole una clausola rescissoria di 25 milioni. E se noi la neghiamo? Ok, accettano la negazione della clausola rescissoria. Si abbassa lo stipendio, però buono, un bonus di ingaggio di 250.000 euro e un bonus presenze di 400.000. Facciamo una controfferta, ripompiamo il bonus delle presenze. Vediamo cosa ci dicono. A posto, accettano, signori. Primo acquisto dell'episodio e forse dovrebbe essere anche l'ultimo acquisto di questo calciomercato. Arriva Bove dalla Roma. Eccolo qua per 8 milioni e 7. Vediamo se abbiamo fatto un'ottima operazione. Sì, ci abbiamo A come ottimo affare. A questo punto, ragazzi, visto che vuole giocare titolare, lo mettiamo a posto di Wings nella formazione titolare. E ci siamo, ragazzi. Ci abbiamo a sto punto tutti i ruoli coperti con le due formazioni. E poi consideriamo che dobbiamo solo giocare il campionato e la Coppa, diciamo, nazionale, o la Carabao Cup o la FA Cup. Allora, assegniamogli subito l'allenamento a Bove, perché effettivamente non è lucido. Quindi facciamo così e ok. E ci siamo. Eccolo qua che viene presentato, prende la maglia numero 19. Allora, a questo punto... Ah, è sbucata in calendario un'altra partita, ragazzi. Contro l'Harrogate, Carabao Cup. Quindi andiamoci a giocare quest'altra partita di Carabao Cup e poi mi sa che chiudiamo l'episodio perché siamo andati un po' lunghetti. Nel prossimo chiudiamo effettivamente il calciomercato, anche se in realtà per noi è chiuso. Relazione prepartita. Vabbè, raga, questi sono proprio scandalosi, cioè hanno una stella sola. Dai, se non vinciamo sta partita siamo scarsi noi, porca miseria. Allora, calcio d'inizio. Ci abbiamo sempre i giocatori abbastanza stanchi, quindi facciamo giocare sempre Jimmy Vardy. Mettiamo Acciaduri al posto di Ndidi e Doyle, che mi sta piacendo molto, al posto di Faes. O volendo pure Vestergaard potremmo mettere. Siamo più tranquilli. Siamo più tranquilli con Vestergaard. Ealing Junior, che in realtà non è che sta facendo chissà che, in questo frangente lo mettiamo al posto di Mavididi, che risulta essere ancora abbastanza stanco. Allora, Pereira però buttiamolo dentro, regà, perché sennò comincia a romperci le scatole. E penso che ci siamo. Andiamo, ragazzi, al Town Park. Non mi ricordo più contro chi, comunque Carabao Cup. Contro l'Harrogate. È tutto pronto, boys. Dall'Harrogate Town, Carabao Cup batte Jimmy Vardy e comincia quest'altra partita di Coppa. Riesce a cavarsela, non arriva bene il passaggio di Yunus verso Desbury Hall, recupera Daly. L'apertura verso Sutton, dentro per Armstrong che può far partire il tiro, non ci credo, ragazzi, stiamo sotto contro sta squadraccia. Cioè, da quando ho cambiato la difficoltà da campione a leggenda non so più difendere, è incredibile. Pereira si fa tutta la fascia, poi va da Vardy. Vardy apre verso Yunus. Torna indietro, palla per Desbury Hall, Bove dentro subito per Jimmy Vardy che si gira. Jimmy Vardy! 1-1, signori. 1-1, la pareggiamo subito. È l'ora di Jimmy Vardy. La mette dentro Sims, l'appoggia Armstrong dietro verso Falvingham. Daly, ancora Armstrong, parte il tiro Iversen. 1-2 con Vardy, Yunus può andarsene, si allunga il pallone Yunus, non c'è nessuno in aria, c'è solo lui. Deve tornare indietro da Bove, respinto, poi colpo di testa di Ealing Junior. È sempre lui, Ealing Junior, paga la cauzione per tutti. 2-1, è lui l'eroe della Carabao Cup. Passaggio a metà, rischiosissimo, la palla arriva a Bove. L'apertura verso Ealing Junior, si fa vedere Jimmy Vardy, lo serve Ealing Junior, Jimmy Vardy! La può chiudere e forse la chiude. 3-1, ragazzi, spazza via tutte le paure.
e si fa il balletto. Colpo di testa finale e finisce qui, boys, 3-1. Che fatica, posso dirlo, che fatica? Che fatica. Contro l'Harrogate Town, ragazzi. 3-1 e abbiamo rischiato tantissimo. Allora, vediamo un attimo la classifica, ragazzi. Siamo a 5 punti dal Leeds United e dovremo giocare contro lo Stoke City, che è proprio sotto di noi. Allora, ci arrivano un sacco di offerte, raga. River Plate, che è interessato a Petson Daka, ma io direi di rifiutare apertamente. Allora, l'Inter Miami ci offre 2,6 milioni per Danny Ward e io accetterei, ragazzi, accetterei. Poi abbiamo Ealing Junior, che ha completato il piano di crescita, quindi andiamo un attimo a vedere perché non mi ricordo cosa gli avevo messo. Ala sinistra, ragazzi, perfetto. Cambia ruolo, lo facciamo appunto diventare ala sinistra. Allora, io a questo punto, boys, lo farei diventare, vediamo un po'. Sempre comunque le solite settimane, io comincerei con regista largo in modo che impara a fare un po' di skill, boys. Facciamolo un po' skillare Ealing Junior. A questo punto, ragazzi, vi avevo detto che avremmo giocato fino allo Stoke City, però all'inizio video non c'era la partita contro con l'Harrogate di Carabao Cup, quindi secondo me questo episodio possiamo concluderlo qui. Nel prossimo giochiamo con lo Stoke City, chiudiamo il mercato e poi sicuramente ci giocheremo pure la partita con lo Chef Wed e con il Leeds, partita abbastanza difficile sarà contro il Leeds, e poi a seguire le altre, quelle che riusciamo a giocarci. Quindi, boys, da Leicester è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche e niente, boys, noi ci vediamo con prossimi video sul canale. Ciao belli. Thank you.